cambia siamo noi. Synergas è una società che storicamente vende gas ed energia elettrica principalmente nell'area nord della provincia di Modena e nell'area carpigiana. L'energia che forniamo da anni ai clienti e alle piccole imprese è tutta prodotta da energie da fonti rinnovabili. È una società a controllo pubblico, ha oltre 100.000 clienti gas, quasi 20.000 clienti di energia elettrica. Synergas è anche dal 2005 una ESCO, Energy Service Company. Le ESCO sono quelle società che si occupano di progetti e interventi di efficienza energetica, del tipo recupero di energia da cascami termici, interventi sul fotovoltaico e in generale interventi di efficientamento dell'energia soprattutto in ambito industriale ma anche in ambito terziario e civile. È nato da un'intervista che abbiamo ascoltato su una radio diffusione nazionale nella quale veniva intervistato il responsabile di Terra Institute, che era diciamo la società che collaborava con la Federazione dell'Economia del Bene Comune. Assieme a una collega della nostra capogruppo AIMAG S.p.A. abbiamo chiesto di incontrarli, ci siamo recati a Bressanone, abbiamo preso i primi contatti e da lì poi è nata successivamente l'idea di provare a misurarci come impresa con i principi che stanno alla base dell'idea dell'economia del bene comune. Lo strumento fondamentale per misurare l'apporto che un'impresa può dare all'economia del bene comune è il bilancio, e quindi dopo esserci iscritti alla federazione abbiamo deciso di, a titolo sperimentale, di arrivare alla redazione del bilancio. Fa il bilancio dell'economia del bene comune non per avere dei punteggi alti, ma per verificare come si è messi, qual è la posizione dell'azienda in merito al proprio apporto al bene comune come impresa. Questa è la cosa fondamentale, prendere coscienza di se stessi, di come si è come impresa. L'ottica di misurare la società non solo da un punto di vista delle performance economico-finanziari, ma anche dal punto di vista del rapporto con il nostro territorio e con i nostri clienti in un modo diverso, era un'ottica che ci piaceva. Il percorso è un percorso comunque complesso, perché bisogna ragionare in modo un po' diverso rispetto al solito. Però credo che alla fine ne valga la pena, anche perché ci aspettiamo anche dei vantaggi competitivi. Io credo che ci sia fame nella percezione comune di soggetti che possano atteggiarsi in modo diverso rispetto all'economia, e quindi riteniamo che ci saranno sempre più clienti che sceglieranno in modo consapevole quelle società che sono in grado di avere anche comportamenti di un certo tipo. Abbiamo redatto il bilancio dell'economia del bene comune in modo, diciamo così, sperimentale. Per i prossimi anni lo sforzo è quello che diventi uno strumento permanente all'interno della società. Sappiamo che le società restano e le persone passano, non deve essere la volontà di qualcuno, in particolare all'interno dell'azienda, ma deve essere considerata una risorsa per l'intera società. Credo che sia la voglia di voltare pagina rispetto a
modelli, stili di vita, comportamenti che se non vengano cambiati rischiano di portarci verso un mondo che non ci piace e dove ci stiamo tutti meno bene. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla.